raccontiamo è una storia che ha dell'inverosimile, dell'incredibile. Addirittura in questi fatti è coinvolto un personaggio di elevata caratura, più che conosciuto, ed è un noto avvocato di Catania. Benvenuti al programma L'Indiscreto. In questa puntata vi parleremo di un presunto, o forse no, patrocinio infedele ad opera di un avvocato di Catania. Quello che più inquieta è che sul web si trovano addirittura siti su come difendersi da un avvocato infedele. Premesso che noi abbiamo un grande rispetto per tutti coloro che svolgono la professione forense praticandola con grande onestà ed onore, parliamo di infedele patrocinio, cioè il tradimento del cittadino in giudizio da parte del proprio avvocato. Esso è un reato tra i più ignobili, come un vero delitto perfetto. Alle volte è arroccato nella difesa di posizioni corporative, chiuso nell'arbitrio di procedimenti incontrollabili che più o meno terminano di solito con le archiviazioni. Il cittadino allora deve perciò difendersi autonomamente, per giunta nell'ambito delle vigenti leggi. In questo caso però l'affidabilità del legale non è in gioco, giacché a Catania egli, il personaggio di cui vi parleremo, è un personaggio noto, notissimo! Ed in Sicilia addirittura è stato anche assessore regionale per un tempo brevissimo. Ma sempre assessore, lui è Antonio Fiumefreddo, avvocato, professore Antonio Fiumefreddo. Antonio Fiumefreddo, a tempo ex assessore regionale ai beni culturali, venne colpito da una tegola. L'episodio sotto accusa risale appunto a quando Fiumefreddo era sovrintendente al Teatro Bellini di Catania. Esperienza poco fortunata, visto che l'azienda è chiamata a certificare i debiti del Teatro Bellini di Catania, di debiti fuori bilancio parliamo, forse ne ha trovato per oltre 3 milioni. Ma il punto dolente, anch'esso certificato dalla società, è quello che gli affidi diretti fatti da Fiumefreddo alla Geotrans SRL, la ditta che poco tempo fa è stata confiscata dall'autorità giudiziaria, perché è ritenuta appartenente a una famiglia mafiosa. Una delle fatture che emerge è la numero 668 del 2008, firmata appunto da Tonino Fiumefreddo, e di 3.900 euro. Ma c'è un ma! All'epoca dei fatti, Fiumefreddo era l'avvocato del signor Giuseppe Ercolano. E comunque, quanto appena detto, è un altro discorso. E ora veniamo ai fatti. Questa è la storia dell'appuntato scelto dei carabinieri Salvatore Favara, che all'epoca dei fatti prestava servizio presso la caserma dei carabinieri di Acicastello, la ridente cittadina marinara in provincia di Catania. Dalle carte in nostro possesso leggiamo che Salvatore Favara, scoraggiato per le continue angherie fatte dal proprio comandante, decise di denunciarlo. Ma occorreva un principe del foro che lo rappresentasse. E chi meglio del notorio avvocato di Catania, Antonino Fiumefreddo? Eccellente scelta, pensò Favara, e su consiglio di un commilitone gli diede l'incarico. Questo è mobbing, quereliamo! Le ultime parole famose dell'avvocato Fiumefreddo. E così Salvatore Favara inizia a pagare al professionista le prime 1.000 euro di acconto. Però Salvatore Favara, astuto carabinieri, i conti non tornavano e mise a registrare tutti gli incontri con il proprio legale. Dalle conversazioni registrate da Salvatore Favara risulta tuttavia che era proprio il Fiumefreddo, il proprio avvocato, ad additare il comandante dell'appuntato Favara come persona spregevole e come l'autore di gravi illeciti in danno del Favara e della sua famiglia. Il legale, nel corso di un colloquio sul comandante della stazione dei carabinieri di Acicastello, avuto con la moglie del Favar, si esprimeva così.
Questa vicenda finisce sui giornali e io non ci potrò fare niente, perché nessuno crede al fatto che io, se mi creda, glielo dico come un fratello maggiore, cerco di esercitare la massima prudenza, ma perché so come vanno queste cose, perché non vivo sulla mia pelle naturalmente quello che dice lei, e questo mi, però mi dà anche una lucidità diversa, per cui, come dire, capisco che certe cose non bisogna da che si ha ragione dargli a lui la possibilità di uscire in giro queste cose, perché lei deve sapere che questo vigliacco ancora ora, siccome gli è stato aggiustato il processo, il presidente, il processo suo dove era stato condannato in primo grado, difensore io delle parti civili, lei deve sapere, io l'ho aggiustato, non presente il partito. Questo è il presidente del partito, che io conosco, sono amico della figlia, eccetera, mi ha chiamato per dirmi, ma che ha combinato stavolta? Che io gli ho detto, questa volta mi auguro che non trovi uno come lei, che per, poveretto, che erano sospeso per anni la carriera, disse, grazie a questa sua, non voglio chiamarla direttamente, immagino che sia stato un altro padre di famiglia, per quanto scorrente, grazie a questa sua decisione, questa signora continua a fare del danno. Il vigliacco, come bene si è udito, ha usato proprio questo termine, e l'evidenza e il contesto dell'intero discorso lo dimostra. Il fiume freddo pare che si stesse riferendo proprio al comandante della stazione dei carabinieri di Aci Castello. Ma vogliamo precisare che noi prendiamo le distanze dall'affermazione forse un po' troppo colorita che asserisce che nei tribunali qualcuno abbia aggiustato processi. Noi prendiamo le distanze e, per meglio precisare, noi respingiamo ancora quanto affermato dall'avvocato Fiume Freddo. Così, giusto per chiarire. Nella stessa occasione, il legale Fiume Freddo fa anche una, in vero fra le tante più o meno clamorose, rivelazione alla signora Favara. Le fa ancora sull'ormai ex comandante del proprio marito Salvatore e le racconta che noi siamo in queste condizioni. Denuncia per stalking, uno. Non l'abbiamo fatto ancora la denuncia per lo stalking. Cioè, ho già automatica. Lo stalking, cioè, è stato l'ufficio che l'ha mandato. Okay. Cioè, dal mobbing è passato lo stalking. Direttamente. Quindi, stalking segue al suo corso, non so la cosa che conosce. Denuncia diretta, se non nominativa, per chi, l'individuazione di chi si è introdotto nella linea telefonica e dati, quindi computer. Mio marito ha conosciuto il suddetto professionista, avvocato Fiume Freddo, a causa delle vessazioni che subiva da parte del suo comandante. Si rivolse diverse volte a rapporto dai suoi superiori, ma nulla cambiava. Allora decise di rivolgersi all'avvocato Fiume Freddo. Andò nel suo studio insieme ad un amico, le rappresentò tutte le sue problematiche e lasciò anche dei documenti. L'avvocato Fiume Freddo le disse che doveva studiarsi il caso e poi le faceva sapere. Dopo il periodo estivo, nonostante mio marito avesse parlato con i suoi superiori, nulla cambiava e quindi decise di recarsi nuovamente allo studio dell'avvocato Fiume Freddo, che le disse che aveva studiato il caso e che per lui si poteva procedere a una denuncia per mobbing. Le disse anche di recarsi nella stanza della segretaria e di lasciare un acconto di 1000 euro. Nei giorni a seguire l'avvocato Fiume Freddo le disse che la procedura per mobbing stava facendo il suo corso. Dopo qualche settimana ci riferì che c'era stata un'udienza che era stata subito rinviata, ma nel febbraio 2011 si verificarono delle cose che a noi ci allarmarono tantissimo. Ci disse anche che era stata informata l'arma, i vertici dell'arma e anche addirittura che il giudice che stava procedendo per la denuncia di mobbing era passato d'ufficio allo stalking e che il 4 ottobre ci sarebbe stata l'udienza. Dopo qualche settimana l'avvocato Fiume Freddo chiamò mio marito dicendogli che stavano archiviando l'ultima parte delle denunce fatte alla polizia postale. Questo ci insospettì molto, dopo tutto quello che aveva detto l'avvocato.
E quindi cominciamo a registrare l'avvocato Fiumefreddo. Dopo qualche tempo l'avvocato Fiumefreddo, sempre a maggio, ci chiese un altro acconto di 1.000 euro che mio marito diede sempre in assegno. Abbiamo deciso di registrare l'avvocato Fiumefreddo perché a questo punto non avevamo più fiducia in lui, perché dopo tutto quello che ci diceva, che i vertici dell'arma erano stati informati, che il procedimento di mobbing era passato a stock, nulla cambiava, le vessazioni continuavano e sempre di più. Quando appena detto, il tutto è tratto da una mistificazione dell'avvocato Fiumefreddo? È tutto vero? È tutto falso? Ma purtroppo accadeva che più balle raccontava l'avvocato Antonino Fiumefreddo al suo cliente Favara e più il Favara altercava col suo comandante, convinto della difesa e della rivelazione del suo legale, che giuridicamente lo dava per vinto. Ma, oimè, lo sfortunato appuntato Salvatore Favara, a seguito di questi ormai frequenti alterchi con il proprio comandante, e proprio per colpa di ciò, viene preso, più o meno, per un poco, equilibrato. E presso l'infermeria presidiaria di Messina, subisce una visita psichiatrica! Mio marito, a causa di questa discussione che aveva avuto col suo comandante, è stato mandato a Messina, in psichiatria, a fare una visita psichiatrica che risultò del tutto idoneo.